Allora, sono militante di Assalti Frontali. Vi racconto un'ingiustizia che ho subito sulla pelle e che mi ha un po' mandato fuori di testa, che per fortuna grazie all'arte e al rap sono riuscito a trasformare in qualcosa di positivo facendo canzoni e scrivendo libri. Però è stata una cosa molto brutta perché ho subito sulla pelle io, ma soprattutto mia figlia che aveva 3 anni, quando praticamente io sono andato a iscriverla a scuola. Non mi aspettavo che a 3 anni, già all'età di 3 anni, ci fosse il problema dell'insegnamento della religione cattolica, le cosiddette IRC. Io ho detto subito che no, non mi volevo avvalere dell'IRC, dell'insegnamento della religione cattolica. Questo che succede? Che nelle scuole pubbliche italiane, purtroppo, chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica è considerato un po' uno scocciatore, cioè è considerato uno che crea problemi, perché poi la scuola deve organizzare qualcosa per chi fa l'ora alternativa, e organizzare questa cosa in mezzo a tutti i tagli, tutti i casini, tutte le cose che c'hanno, per loro cioè, diventi uno scocciatore. Allora che fanno loro? Ti dicono: vabbè, guarda, ma dai, lascia perdere, cioè in finale fai religione, soprattutto quando fai 3 anni, fai religione, pertanto facciamo solo canti di pace. E io dico: no, scusate, ma per fare i canti di pace ci sta l'insegnante di ruolo, perché dobbiamo prendere un insegnante di religione per farlo? Io comunque voglio avvalermi dell'ora alternativa. E da lì sono nati tutta una serie di piccoli problemi, che poi sono diventati pure grandi, che mi hanno spinto a informarmi e a chiedere, a conoscere sempre di più che cos'è quest'ora di religione cattolica che si fa nelle scuole pubbliche italiane, da dove viene, chi la paga, che ruolo ha e tutto quanto. Ho scoperto che, tanto per cominciare, l'IRC, l'insegnamento di religione cattolica, è stato istituito nel 1923 dal partito fascista, diciamo è stata una specie di accordo, di scambio che ha fatto col Vaticano per avere un po' di indulgenza per quello che faceva, le violenze, le nefandezze che faceva. Quindi nel 1923 il partito fascista introduce l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole elementari. Nel 1929, con il concordato, lo estende alle scuole medie e al liceo. Poi, quando nel 1984 Craxi ha fatto la revisione del concordato, l'ha introdotto anche alla materna. Cioè, chi sono questi qua che farebbero soltanto i canti di pace? Sono un esercito di 26.000 docenti che sono praticamente assunti dallo Stato italiano, ma arruolati dai vescovi locali, praticamente. Questi qui devono avere tutti un nulla osta del vescovo, che gli dà il permesso di entrare nelle scuole pubbliche italiane a insegnare la religione cattolica. E la cosa veramente vergognosa è che praticamente la scuola pubblica italiana appalta 1 ora e mezzo di istruzione a tutti i bambini al Vaticano, alla materna, 2 ore alle elementari, alle medie, e 1 ora al liceo. E chi paga? Paghiamo noi, paga il contribuente. Cioè, il diritto all'ora alternativa è una cosa sacrosanta. È una cosa sacrosanta e deve essere un'ora alternativa dignitosa, che tante volte invece non è neanche così, non è neanche dignitosa, perché magari i genitori di quelli che fanno la religione non vogliono che sia un'ora dignitosa e attrattiva, ricca, perché poi i loro figli stanno perdendo qualcosa allora. E allo stesso tempo anche gli insegnanti di religione non vogliono che sia un'offerta formativa di alto livello, perché poi se no chi la fa quella di religione? Non la fa nessuno. Dunque, io questa cosa poi l'ho subita molto, perché praticamente il fatto che io mi battessi perché mia figlia avesse l'ora alternativa fatta bene, tutto quanto, creava dei problemi dentro la scuola, e quindi questa cosa poi dopo mia figlia alla fine ha subito pure delle discriminazioni. Io ci ho avuto un po' la fortuna di trovare delle maestre e delle docenti e dei dirigenti di scuola veramente in gamba, che quando io ho espresso tutti questi miei dubbi, questa mia sofferenza, eccetera, mi hanno ascoltato e sono venuto incontro. Alla fine l'alternativa c'è stata, e questo dovrebbe esserci sempre in tutte le scuole. Poi ci ho avuto anche la fortuna di trasformare questa mia rabbia in arte, in canzoni. Ho fatto una canzone, si chiama Non religione qui tra di noi. Tu credi un po' a quello che vuoi, ma non religione qui tra di noi.